Buongiorno o buonasera pilota, io sono Lorenzo e benvenuti in una nuova esperienza, non lo chiamo tutorial, Lorraine. Allora, l'avrai visto dal titolo, oggi ci occupiamo dei Maverick. Di quale Maverick ci occupiamo? Della versione E, giusto detto, della versione F, della versione cioè non dei Maverick laser ma di quelli diciamo col video. Allora faccio un'altra premessa importante. Allora nei miei video non ci sono mai parole. Questi, come dico sempre io, sono dei video che mi servono soprattutto a me per ricordarmi le cose, però le condivido con te per vedere se ci riusciamo a fare qualcosa con questa roba e che non passino i soliti 5 secondi netti prima che mi buttino per terra su qualsiasi utilizzo. Bene, detto questo, un po' di antefatto, la storia di questo video qui. Allora, l'altro giorno, come te, sono andato in giro un po' su internet a vedere e specializzarmi un pochino di più sull'F-18 e sui Maverick. Vedo il video di Memo Strike, bellissimo, fantastico, questo mio collega che saluto e ringrazio, collega youtuber si può anche dire. E che cosa succede? Che imparo le cose, mi scrivo tutto, parto insieme al gruppo Discord di cui ti lascio qui il link in descrizione, insomma parto e mi accorgo, perché sono un bischierone anche io, di non aver montato quelli laser che aveva fatto Memo Strike, ma ho montato la versione F, cioè quelli con la videocamera. Allora, siccome io penso che ogni errore è un'opportunità, ho detto vabbè, teniamoli su e vediamo cosa riusciamo a fare. E allora io che cosa ho fatto? Ho voluto vedere come si può utilizzare il targeting pod con i Maverick, con il visore, no, con la telecamera, la versione F, tanto per capirsi, dei Maverick. E quello che è successo sono state una serie di considerazioni che ho fatto, che metto in questo video qua, e che possono servire anche a te per scegliere, quando andrai in missione, quali Maverick utilizzare. Allora, ti spiego come è fatto questo video. Prima di darti tutti i pro e i contro dell'utilizzo di una determinata tecnica rispetto a un'altra, che è il punto 5, ti dico tutti i passaggi che farò. Allora, nella prima parte del video ti farò vedere quali sono e dove si montano questi Maverick, come si monta il targeting pod e quali sono i problemi che puoi riscontrare. Nella seconda parte del video metterò invece dei bersagli al suolo, quindi andrò nel Mission Editor e ti farò vedere come e cosa metto a terra, in modo da poterti anche tu esercitare come faccio io. Nella terza parte ti farò vedere i tasti utili da configurare per sganciare i Maverick che ti servono e come, diciamo, gestire targeting pod e Maverick stessi anche dai display. La quarta parte, quindi, andremo letteralmente in volo e sganceremo i missili e vediamo come questi si comportano. Diciamo, questa parte è un pochino più tutorialesca, se così si può dire. Infine, la parte che aspetti, i pro e i contro. Pro e contro di che cosa? Pro e contro dell'utilizzo di un Maverick e di questa tecnica per poter colpire i bersagli al suolo. Quindi, adesso, bando alle ciance, seguimi a bordo dell'F-18 e andiamo ad iniziare. Sigla. Allora, iniziamo con la prima cosa di cui avevo parlato subito dell'introduzione, e cioè il fatto del caricamento dei Maverick. Allora andiamo, spingiamo su U, viene fuori la Ground Crew, Rearm e Refueling. Allora, vediamo un po'. Questo è il nostro aereo. La prima cosa che noi dobbiamo mettere, e che sarà nella posizione numero 5, è il pod, e mettiamo appunto il Lightning, eccolo qui. Adesso ci sono da piazzare i Maverick. Allora, nella posizione 6, nella posizione 4 tu i Maverick non li puoi mettere, vai a vedere, metti soltanto degli air to air, no? E diciamo che mettiamo questi, ok? Che sono, diciamo così, un po' lo standard. Dopodiché possiamo mettere i Maverick. Metti i Maverick, allora, missile. I Maverick, abbiamo detto, sono la versione F, ok, da una parte,
e da quell'altra Maverick, la versione F, te ne dà solo uno. Ok, a questo punto i Maverick alla posizione numero 1 e alla posizione numero 9 non ce le puoi mettere, nel pilone 1 e 9 non ce le puoi mettere, perché ti dà soltanto Air2 Air, o se no questo pod, che un giorno vedremo che cos'è. E allora ci mettiamo la M9 e di nuovo AM9X. Ok, adesso se abbiamo messo i Maverick nel 7 e nel 3 non possiamo far altro che mettere di nuovo degli altri Maverick qui, e ci mettiamo di nuovo gli F e ci mettiamo di nuovo gli F. Ok, a questo punto ti accorgi subito di una cosa importante, che non hai carburante, nel senso che hai una quantità di carburante che è limitata soltanto ai serbatoi interni dell'aereo. Allora dici, vabbè, ok, allora proviamo a vedere se invece metto due taniche. Allora, la tanica la puoi mettere qua, ma se metti la tanica qui, non hai più il target di pod. Ok, quindi non lo puoi fare questo, quindi questa tanica non ce la puoi mettere e vai a rimettere il lightning. Ok, quindi uno dice, vabbè, metto la tanica qua. Ok, metti la tanica qui. Il problema è che se la metti la tanica qui sei tutto sbilanciato, quindi perfetto, devi mettere la tanica anche da quest'altra parte se vuoi del carburante in più per una missione più lontana. Il problema è che adesso hai soltanto due Maverick, quindi sei molto molto limitato. Quindi la mia scelta qual è? Non faccio altro che togliere le due taniche, al suo posto metterci i Maverick, la GM65F, e quindi per forza lo devo mettere anche di là. Ovviamente il mio campo d'azione è piccolo, è limitato perché devo considerare che ho poco margine. Quindi posso provare a vedere se ci stanno due Maverick non li mettere nemmeno se pago. Quindi fondamentalmente queste sono le possibilità, cioè o scegli di mettere carburante, quindi fai una missione molto lontana, oppure stai un pochino più vicino e ne porti 4, quindi a te la scelta. Secondo punto, mettiamo i bersagli. Allora, noi ci troviamo a Senaki, andiamo a mettere i bersagli qui nel delta di Poti. I bersagli, vedete, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, sono estremamente piccolini, non danno molto fastidio, nel senso che questi non sono SEM, quindi li utilizziamo solamente per una questione di, diciamo così, poligono. In generale lo utilizziamo come poligono. Quindi adesso andiamo al terzo punto, cioè i tasti utili per il volo. Bene, adesso siamo di nuovo sul nostro F18. Diciamo che adesso cerchiamo di capire quali sono i tasti che noi dobbiamo configurare sul nostro joystick. Andiamo su ESC, Adjust Control, e cominciamo a vederli tutti. Il primo tasto è il Throttle Designator Depress, che voi troverete in Airtel. Il secondo tasto è il Cage Uncage Button, ok, importantissimo, lo vedremo dopo quando serve, eccetera eccetera. Altro tasto importantissimo è Sensor Control Switch Left and Right, a seconda di quale dei due display vogliamo far diventare Sensor of Interest. Altro tasto importantissimo è il tasto Throttle Designator Controller Up, Down, Right and Left. E infine Undesignated Nose Wheel Steering, questo, ok, quindi S. Questi sono i principali tasti che noi andremo a utilizzare. Bene, io direi che adesso possiamo andare in volo. Ok, andiamo in volo, ma prima di partire due cose importanti. La prima, dobbiamo accendere il FLIR in questo modo. Questo lo accenderemo dopo perché adesso non andrà on. LT
poi dovremmo accendere anche LTD/R, però questo non lo possiamo fare adesso, lo dobbiamo fare quando le armi sono selezionate. E poi andiamo a scaldare i Maverick, che ci mettono 3 minuti per, anzi, raffreddarsi. Cosa importante, se noi vogliamo andare invece a vedere cosa vede Targeting Pod, dovremo cliccare su FLIR. Ok, in questo momento non è ancora pronto. Vediamo anche dove si trovano i nostri bersagli. Vediamo che si trovano proprio esattamente nel delta di Poti, e questo è il waypoint numero 1. Quindi niente, andiamo a decollare insieme e cominciamo appunto questa nostra missione. Vediamo e speriamo di capire tutto. Allora andiamo verso quello che è il golfo di Poti, bella viratina, non andiamo al massimo della velocità per non consumare troppo carburante. Che bella virata che ti sto facendo veramente fatica, il mio pilota sta facendo fatica. Ed eccolo là, il golfo di Poti, Poti Golf. Allora, andiamo anche pianino, così almeno non ci sono problemi. Andiamo ad attivare il targeting pod. Allora, vediamo un po', lui è già attivo, però andiamo air to ground, i Maverick li vedete lì così, ok, e poi andiamo a mettere on anche questo, così, molto bene. Adesso con il sensor control switch right andiamo a cliccare in modo che venga fuori questo rombetto. Adesso questo rombetto mi dice che ho attivato il targeting pod. Attenzione, se io faccio partire il controller designator depress, vedo dove sta guardando il mio targeting pod. Qui c'è il primo, diciamo così, bug nell'F18, perché se io sposto in giù, vedete che io sto spostando in giù, ecco, adesso si dovrebbe spostare in giù anche questo rombetto, questo bersaglio. In realtà, di nuovo con C, vedo dove sta puntando, quindi questo non me lo fa vedere in tempo reale. Come lo muovo io il mio rombetto? Lo muovo con il control designator controller, ok, questo è benissimo. Adesso vado a zoomare un pochino, quindi vado a fare un po' di zoom e vado a beccare i miei bersagli, vediamo se li trovo. I bersagli, uno, eccolo qui, guarda un po', zoom ancora, arrivo fino a 9, e questo qua lo prendo così. Lui si trova lì. Adesso vado a rendere SOI questo, vedete, io punto un pochino sopra di lui in modo che il crocicchio vada a essere attivo. Vedete che MAV non è ancora attivo, lo vedi che MAV non è ancora attivo perché mi dà ancora la X. Beh, muovo un pochino l'aereo. Quando mi dirà che il MAV è attivo, potrò fare fuoco e sparare col Maverick. Quindi vai su, prendo, eccolo qua, attivo, fuoco, sparato. Allora vedete che sul, aspetta che metto l'autopilota, autopilot, ok, dritto, autopilot, ok. Vedete che io non ho perso la mira né di questo né di quello. Adesso vediamo se l'ho beccato. Dovrei averlo beccato. L'ho beccato, sì o no?
Hai visto come alla fine è abbastanza semplice prendere questa roba qua? La cosa ganza è che il nostro targeting pod non ha perso l'aggancio. Allora ragazzi, vediamo quali sono i pro e i contro di questa metodologia che vi ho fatto vedere. Allora, i contro sono che abbiamo a disposizione meno carburante a bordo. Avendo quindi meno carburante a bordo, abbiamo un minor raggio di azione e dobbiamo stare molto più attenti a dosare la velocità del nostro aereo per far durare di più, il più possibile, il carburante. Con i Maverick Video devi avvicinarti anche abbastanza, perché quel crocicchio che tu hai visto deve in un qualche modo essere collimato e quindi deve vederlo. Fino a quando quindi il simbolo Maverick non è completamente verde, non puoi sparare. Vediamo quali sono i pro. I pro sono: si può traguardare il bersaglio anche da lontano, perché il targeting pod è molto più preciso, ha uno zoom molto più potente. Quindi possiamo stare lontani dall'area dei SAM col targeting pod, possiamo illuminare i bersagli anche per qualche altro pilota che invece non ha finito i Maverick. Abbiamo un'estrema precisione, il gimbal del targeting pod è molto più ampio rispetto a quello dei Maverick. E poi, cosa importante, non si perde l'aggancio con il target dopo aver lanciato il Maverick stesso. Bene, anche per oggi è tutto, spero che il video sia stato di tuo gradimento, che ti sei divertito come me a farlo e come te a vederlo. E niente, ci diamo appuntamento alla prossima puntata. Happy Landings by E-Line. Mi raccomando, lascia un mi piace e iscriviti al canale. Ciao, alla prossima!